Una cosa, direi la cosa principale che mi colpisce sempre leggendo la passione di Marco e anche quella di Matteo, ma di Marco c'è solo questo, la disperazione di Gesù. Gesù che grida, Eloì, Eloì, lema sabachthani. Tra l'altro lo grida proprio in aramaico, mentre in Matteo il grido in ebraico, Eli, lema sabachthani, in Marco proprio in aramaico, nella lingua parlata. Quindi era un suo sentimento, si sentiva abbandonato da Dio. Io penso che questo sia stato il più grande dolore di Gesù. Non è possibile immaginare un dolore più grande, direi un dolore infinito. Lui che era il figlio di Dio, lui che con Dio aveva un rapporto di grande intimità, lui che era una cosa sola con Dio, tanto da chiamarlo Abba, l'avete sentito? Da chiamarlo papà, babbo. Lui si sentiva abbandonato da Dio, non l'ha chiamato neanche più papà, l'ha chiamato Dio. Non possiamo immaginare che cos'è questo dolore, è una cosa atroce. Gesù in quel momento ha perso tutto, anche Dio ha perso tutto, perché vedere suo figlio così. E allora ci vogliamo chiedere, perché Gesù è stato disposto a vivere questo? Lo capisco morire in croce, lo capisco essere abbandonato da tutti, lo capisco che gli sputavano addosso, capisco tutto, cioè, ma quello, perdere la cosa più importante? Io proprio rimango stupito. E ho cercato di darmi una risposta, non so se riesco a capire cosa pensava Gesù. Io ho capito questo, che Gesù voleva sperimentare come ci sentiamo noi quando ci sentiamo abbandonati da Dio, quando ci sembra che Dio non ci aiuti, non sia con noi, quando abbiamo dei dubbi su Dio. Voleva sperimentare come ci sentiamo. E poi lui voleva sperimentare come siamo noi quando siamo nel peccato, perché noi quando siamo nel peccato, nell'egoismo, siamo lontani da Dio, siamo separati da Dio. Lui non poteva peccare, è vero? Ma voleva trovare un modo di sperimentare come ci sentiamo noi in quel momento, il vuoto immenso che sentiamo quando noi siamo nel peccato, perché non abbiamo più Dio, quindi abbiamo un vuoto immenso che niente può colmare. Ecco, Gesù voleva sperimentare quell'immenso vuoto per capirci, perché quando uno ama veramente una persona vorrebbe vivere quello che vive quella persona. Se per esempio quella persona soffre, tu vorresti soffrire come lui, non sempre è possibile, vorresti sentire dentro di te quella sofferenza che c'ha quella, che c'ha quella persona cara, perché se lo ami veramente lo ami anche così. Ma Gesù ci amava veramente e ha voluto sperimentare tutto di noi. Gesù ha fatto una cosa meravigliosa in quell'attimo, che era disperato. Ci ha fatto vedere che carattere c'ha Dio, che modo di pensare c'ha, che mentalità c'ha Dio, come è fatto Dio nella sua testa. Dio è amore. Dio è un amore così grande che è disposto a perdere tutto per amore di noi, addirittura a non essere più Dio. Capito? Dio ci ama così tanto che sarebbe disposto a non essere più Dio per amare noi. Mi sono spiegato? Infatti in quel momento Gesù non si sentiva più Dio, aveva il dubbio di non essere più il figlio di Dio. Ci ha amato fino a quel punto. Vedete, Gesù ha avuto una ferita in quel momento, grandissima. Io penso che ci sono due tipi di ferite. Ci sono le ferite del corpo, che si curano di solito, vero? Curandole un po' bene si possono curare. E ci sono le ferite dell'anima. Le ferite dell'anima non possono guarire mai.
lo sa chi di voi ha avuto la morte di una persona cara. Lo sapete. Che quella ferita non guarisce mai. Mai. Piuttosto impari a conviverci assieme, è vero? Impari a fartene una ragione. Ma quella ferita, quel dolore ci sarà sempre. Sempre, sempre. È vero? Allora la ferita di Gesù, essendo una ferita dell'anima, ce l'ha ancora adesso. Non è che Gesù ha sofferto solo in quel momento sulla croce. Ancora adesso ha quella ferita lì, ha quel dolore lì. Allora sapete cosa mi è venuta voglia? Mi è venuta voglia di consolarlo un po'. Dire a Gesù, non so cosa darti per consolarti, non so. Però ti posso dare una cosa. Ti posso donare me stesso. Ti dico, Gesù, ti voglio donare me stesso. 100 chili, tutti per te. Tutto, dalla testa ai piedi. Tutta la mia vita la voglio donare a te. E se questo lo facessimo tutti noi, non dico che guariremmo quella ferita, perché quella ferita non può guarire mai, è vero? Però un po' di consolazione gliela daremmo, così come noi quando ci manca una persona cara, è vero che la ferita c'è sempre, ma se c'è qualcuno vicino a noi che ci dà un po' d'affetto, che ci dà un po' di calore, che è con noi, riusciamo a portarla avanti, è vero? Allora vogliamo essere quelle persone che stanno con Gesù e diciamo, Signore, io non posso immaginare quanto è grande il tuo dolore di quel momento. Quella ferita te la porti dentro ancora adesso. Voglio essere io, donandomi a te, una piccola consolazione per questo tuo grande dolore. Vorrei donare la mia vita, se la mia vita avesse solo questo senso, di averti un pochino consolato da quel dolore immenso, la mia vita sarebbe una vita riuscita. Se fossi riuscito anche solo a fare questo e tutto il resto è fallito, ho già fatto una bella vita, ho avuto un grande senso. Siete d'accordo? Allora, adesso vi dico un modo, uno dei modi per donare la nostra vita al Signore è un bel sacramento che si chiama sacramento della confessione, sacramento della riconciliazione, della penitenza. È proprio un bel sacramento perché noi doniamo a Gesù tutta la nostra vita, con tutte anche le nostre miserie, con tutto, no? Per renderlo felice. Ecco, allora ci sarà l'occasione, voi sapete, oggi pomeriggio, tutto il pomeriggio, ci saranno dei sacerdoti a disposizione a San Francesco per chi vuole vivere questo sacramento della confessione. E anche lunedì sera a Santi Apostoli approfittiamo di questa cosa per dare un po' di gioia a Gesù, che penso che in questi giorni riviva anche lui questo suo grande dolore, questa sua grande ferita.